L'aeroporto di Salerno-Ponte Cagnano-Faiano ha un ruolo decisivo nell'ambito del grande progetto per fare di Salerno una città europea, puntando su due priorità: la dotazione infrastrutturale e la creazione di un contesto appetibile per gli investimenti. Lo ha spiegato oggi in una conferenza stampa il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha voluto soffermarsi sulle condizioni più generali in merito alle occasioni che si aprono per il territorio. Siamo alla vigilia di una campagna elettorale importante, ha ricordato in premessa il presidente De Luca, facendo riferimento alle amministrative che riguarderanno la città di Salerno e ricordando che dalla regione in totale arriverà 1,5 miliardi di fondi, ma sarà responsabilità delle amministrazioni saperli spendere. Non ci sarà però, come ha detto il presidente della regione, solo l'aeroporto, per il quale il prossimo 24 settembre sarà consegnata la progettazione relativa allo scalo merci, ma anche il prosieguo dei lavori per il ripascimento porta ovest, con un ulteriore investimento per lo snodo autostradale, il Pala Salerno, e nei prossimi giorni la presentazione del progetto per il nuovo Policlinico e su tutti l'inaugurazione di Piazza della Libertà. Ma si apre una fase nella quale dobbiamo completare il grande programma di costruzione di una città europea. La Regione investe nel prossimo anno quasi 1,5 miliardi di euro sulla città e la provincia di Salerno. È uno sforzo economico gigantesco che ci consentirà di completare la metropolitana fino all'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi, di far decollare finalmente questo aeroporto. Noi abbiamo fatto l'unificazione con GESAC, che gestisce Capodichino. L'aeroporto arriverà ad accogliere fino a 4-5 milioni di passeggeri l'anno, sarà una rivoluzione. Completiamo la rete delle grandi opere, dal Palazzetto dello Sport al nuovo Policlinico Universitario di Salerno, completiamo Porta Ovest, la rete, come dire, stradale che porterà il traffico pesante fino all'autostrada. Credo veramente che stiamo facendo uno sforzo gigantesco. Allora è bene che anche i cittadini di Salerno siano consapevoli che si apre una stagione davvero straordinaria per il futuro della nostra città. Stiamo facendo un lavoro importante e credo che stiamo creando i presupposti per dare il lavoro ad un'intera generazione di giovani salernitani. Anche Piazza della Libertà in questo mega progetto finalmente si inaugura, Presidente. Si inaugura Piazza della Libertà, che è l'opera, come sapete, alla quale sono più legato sentimentalmente oltre che amministrativamente, per quello che ci è costato fare quest'opera. Un'opera straordinaria, una delle piazze più belle d'Europa, si completa, poi dopo una quarantina di giorni si attiva anche il parcheggio interrato che è sotto Piazza della Libertà, e in questo modo risolviamo il problema storico del parcheggio a Salerno Centro, oltre 600 posti auto di parcheggio. Avrete modo di visitarlo, io ho visto l'area di cantiere, non ho mai visto in Italia un parcheggio così grande su un piano soltanto. Ma avremo lì a Piazza della Libertà anche un'occasione per dare una spinta definitiva alla città del turismo, dell'accoglienza. Avremo davvero qualcosa di unico. Poi presenteremo anche il completamento del fronte di mare. Avete visto a Salerno che l'aver realizzato solo due lotti delle nuove spiagge ha cambiato la faccia della città. Provate a immaginare adesso le spiagge che partono dal centro storico e arrivano a Ponte Cagnano. Veramente è un miracolo che si sta facendo. Dunque, mi auguro che i cittadini salernitani sappiano cogliere questa occasione per completare questo programma davvero entusiasmante di crescita della città.